archi fatti, con tutto il trucco superiore fatto, così insomma diventa un po' più rapido il test del fondotinta, che poi non sarà un test ma saranno delle prime impressioni. Appunto, adesso andiamo ad applicare questo fondotinta di Dior. E se vi chiedete insomma che tipo di correttore ho utilizzato, perché mi vedo un pochettino più arancione, è perché ho utilizzato questa combo, ovvero ho utilizzato questo correttore di Becca che è praticamente arancione, e insieme sempre il correttore di Becca, questo è il colore medium, mi piace tantissimo. Diciamo che questo è un correttore non ultra coprente, ma è un correttore che io consiglierei più a un... a delle persone un po' più adulte, proprio perché non va, non è un correttore pastoso, ma è un correttore molto idratante. Quindi vi consiglio magari di utilizzare prima questo qui se avete delle occhiaie molto scure, e poi andate con lo step successivo con questo correttore che, appunto, essendo idratante, non pastoso, non vi va a appesantire troppo lo sguardo, non vi evidenzia cose particolari. Io mi trovo bene proprio perché è idratante, leggermente coprente, non super coprente, però appunto utilizzandoli insieme mi trovo molto bene. Questa è la seconda confezione di questo che compro. Ora passiamo alla cosa fondamentale, cioè al fondotinta. Allora, come c'è scritto sulla scatola, va shakerato prima di essere utilizzato, quindi andiamo a shakerare. Poi diciamo che l'applicazione dipende un po' da voi, se volete utilizzare un pennello, se volete utilizzare una spugnetta. Io in questo caso utilizzo il pennello di Neve Cosmetics, che è il Purple Flat. Allora ragazze, che dire di questo fondotinta? Vi dico subito il lato negativo, diciamo, più o meno, che ho riscontrato. Sicuramente con il pennello non è facilissimo, perché questo fondotinta tende un pochettino a spostarsi, dovete essere molto veloci nell'applicazione perché si asciuga, e dopo è veramente difficile sfumarlo bene, perché poi dopo tendete a toglierlo, in poche parole, quindi l'applicazione non è proprio semplice. Sicuramente lo proverò ad applicarlo con le mani, che secondo me è il metodo migliore. E per quanto riguarda la copertura, mi è piaciuta, non ho tantissimi problemi in questo momento. Diciamo che qua un pochettino si intravede che ho un brufolino e non l'ha coperto benissimo, quindi è un po' il rossore, ma insomma si può andare col correttore. Vi ricordo che comunque ho fatto solo un'applicazione di fondotinta. Loro dicono appunto che un'applicazione è una copertura leggera, due applicazioni è quella media, tre è quella totale, quindi sicuramente andando a stratificare riuscirete ad ottenere una buona copertura. Come pori, diciamo che non li nasconde, perché io li vedo bene, insomma, io ce l'ho un po', quindi diciamo che me lo fanno un po' tutti i fondotinta. Devo utilizzare comunque una cipria, utilizzerò questa qui di Neve Cosmetics, ormai distrutta, che è la Hollywood, che mi aiuta in questo perché proprio me li minimizza tantissimo. Però diciamo che l'effetto generale mi piace. Calcolate che comunque io sono del partito del fondotinta leggero, che anche se si vede o si intravede qualcosa, preferisco insomma che si veda la texture della pelle, che magari un proprio effetto cerone, sembra una maschera, diciamo così. Però appunto un po' qua i pori si notano, e appunto c'è questa difficoltà di applicazione che magari in questi giorni proverò a metterlo con le mani e vedere se la cosa cambia, se è un po' più semplice. Non si è infilato in rughe particolari, non ne ho tantissime, però magari dei segnetti che posso avere qua sulla fronte, però non mi pare che le ha evidenziati particolarmente. Resta parecchio asciutto come fondotinta, quindi io, perché ho la pelle che tende veramente al grasso, diciamo mista grassa, andrò a incipriarlo, perché sennò dopo poco sicuramente sarò lucida. Poi diciamo che in questi giorni con le temperature che ci sono a Roma, insomma, è abbastanza difficile restare matte, restare completamente opachi, perché ci sono 35 gradi più o meno.
quindi è molto difficile. Diciamo che ho ottenuto il fondotinta al lavoro e, come vi ho spiegato, comunque lavoro fuori, all'esterno, quindi in mezzo a questo caldo disumano, e mi ha retto molto bene. Fino alle 13 più o meno avevo controllato e stava messo abbastanza bene, insomma, leggermente lucido, ma niente di che. Naturalmente quando ho continuato a tenerlo fino a sera, mi è capitato anche verso le 7 così, e era molto più lucido, effettivamente era da mettere la cipria assolutamente. Quindi questo dovrebbe essere anche un fondotinta resistente all'acqua e al sudore resistente, perché ho visto che comunque nonostante il sudore è rimasto lì. Quindi diciamo che complessivamente mi piace come prodotto, ha delle cose che magari dovete fare un po' attenzione, però diciamo che non mi è dispiaciuto questo prodotto. Costa 38 euro, io ho preso sul sito di Sephora e sono 50 ml. E niente ragazzi, io spero che questo video di prime impressioni, non recensioni, che magari recensioni ve la farò dopo, e se vi interessa vi farò anche il video dove vi mostro durante la giornata come si comporta il fondotinta, così vediamo anche un po' insieme, facciamo una recensione diciamo insieme. E se vi è piaciuto il video, mi raccomando, non dimenticate sempre di lasciarmi un like, così capisco che questa tipologia di video vi piace. Vi ricordo che ho anche una pagina Instagram e una pagina Facebook, che vi lascio in descrizione, così potete andare a vedere tutte le foto, tutti i miei giri che ho fatto ultimamente, ne ho fatti tantissimi. E niente ragazzi e ragazze, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi.